Perché guardare cosa ho catturato? No, c'è ancora giù in giro, spostiamoci. Non ci posso credere, ancora con questa storia! Io lo voglio sapere però! Ma che cos'è questo? Ah! Aiuto! Aia! Aia il dente! Ah! Ah! Ciao ragazzi, io sono Giulia. E io sono Chicco. Mentre sosseggiavo la mia tisana bollente, perché io sono un pochino freddolosa, scaldami tutto. Abbiamo scoperto che Chicco è speciale! Riesce a mettere like con il dito mignolo! Ragazzi, voi ci riuscite? Vi do 5 secondi per riuscirci. 5, 4, 3... 2, 1, 0. Ci siete riusciti? Sì, certo che ci sono riusciti, perché i nostri amici sono speciali. Allora, che ne dici di giocare al nascondino? No, un impegno da fare, urgente. Un impegno? Di che si tratta? Non te lo dico. Dai, ti prego, dimmelo. No, non te lo dico, lo faccio per te. Va bene. Però io adesso cosa faccio? Ragazzi, ho un impegno che a Giulia non piacerà. Ed è per questo che non glielo posso dire. Perché guardate cosa ho catturato. No, c'è ancora giù in giro, spostiamoci. Ho catturato 2 blatte, Pikachu e Mewtwo. No, ferme, non scappate. Però devo cercare di non farle vedere a Giulia, perché lei ha la fobia degli insetti, dei ragni, dei bruchi, di tutto. Secondo voi, qual è questo segreto di cui Chicco non mi voleva parlare? Adesso sono un po' curiosa, lo vorrei proprio sapere. Però speriamo che dura poco, perché io qui mi sto annoiando. Vorrei giocare a nascondino o a qualcos'altro. Anzi, lo sapete che vi dico? Lo vado a spiare. Adesso vediamo qual è questo suo grande segreto. Venite con me. Io sono. Non c'è nessuno. Proseguire. Me lo puoi dire? Ti ho già detto di no. E fidati, lo faccio per te. Ok, va bene. Torno a fare le cose mie allora. Ragazzi, non è possibile che non mi dice ancora quello che ha fatto. Me lo nasconde. Devo capire cosa mi sta nascondendo. Ci proverò in ogni maniera. Ma io so che lo scoprirò. Ragazzi, è arrivata l'ora di nascondere Pikachu e Mewtwo, perché sono certo che Giulia non si arrenderà. Farà di tutto per scoprire quello che gli sto nascondendo. Mettiamoli qui. State qui buone. Qui saranno al sicuro. Pochetto, non vi entra l'aria e respirano. Poi lo mettiamo. Poi. Ecco qua. Adesso Giulia non lo scoprirà mai. Giulia, giochiamo! Finalmente ti sei deciso a giocare. Certo che gioco, ma a che cosa vogliamo giocare? Giochiamo al gioco del mimo. Sì, il gioco del mimo, che bello! Però inizio io. Va bene. Ok, siediti lì. Qui. Ok, pensa un oggetto in questa stanza. Ce l'ho.
cavallo. Sì. Un unicorno. Bravissimo, hai indovinato, tocca a te. Io ho fatto... Ok, vai. Pensaci bene, eh. O meno difficile. Ce l'ho. Che cos'è? Un grattacielo? Una piramide? No. La casa delle bambole? No. Il tetto di una casa? No. Cos'è? Dammi un indizio, per favore. Ma vola? No. Non lo so, è un corno di un unicorno. Non può essere così grande. In effetti. Un alveare? No. Si attacca spesso. Ti arrendi? Sì, mi arrendo. Però che cos'era? Un albero. Un albero? Ma l'albero non ha questa forma. Questa è la chioma. Giusto. E quell'indizio che mi hai dato? Era un'onda? No, è una foglia che casca. Giusto, adesso mi è tutto più chiaro. Ok, tocca a me. Va bene, adesso te ne faccio uno così difficile che non lo indovini fino a stasera. Allora, Giulia, aspetta, devo controllare una cosa. È sempre quella cosa che non posso sapere? Adesso però la voglio sapere. No, non la vuoi sapere. Non ci posso credere ancora con questa storia. Io lo voglio sapere però. No, sono scappati. E adesso come faccio? Devo ricatturarli. E andiamo. Lo sapevo che non dovevo lasciare aperto, però sarebbero morti senza aria. Andiamo a cercarle. Pikachu, Mewtwo, dove siete? Venite, Pikachu, Mewtwo, dai, venite da papà. Non si fanno i brutti scherzi, eh? Venite. Qui non ci sono. Qui. Vedete il computer? Avete visto il computer? No. Pikachu, Mewtwo, dove siete? Adesso però io cosa faccio? Ma che sono ste cose? Che schifo! Giulia, ma cosa hai fatto? Piccola, vieni, amore, vieni! Che schifo! Aia, il dente!
perché? Ma vai, c'è il sangue! Si rotta il dente! Come è rotto il dente? No, non lo devo fare! Sì, si è rotto il dente, si è scheggiato! È tutta colpa di quelle blatte! Ma da dove sono spuntate fuori quelle blatte? Non lo so, io stavo giocando! Non le abbiamo mai avute in casa? No! Sì, eccola! Aia! Credo che sia il caso di chiamare mamma, perché aia! Continua ad uscire sangue. Mannaggia, aia, oh mio, non voglio, aia. Ragazzi, Giulia si è rotto un dente. Stasera ormai è tardi, però domani mattina credo proprio che ci tocchi andare dal dentista. Sì, credo ci tocchi fare una ricostruzione. Adesso la mamma è già al telefono per prendere l'appuntamento per domani. E intanto adesso andiamo a letto, così riposiamo. Il dolore prima o poi vedrai che si calmerà, perché adesso è il colpo che hai preso. Non è tanto il dente, è la gengiva. Ma la cosa che non mi spiego, sapete qual è, ragazzi? Ma ste blatte da dove sono uscite fuori? Non le ho mai viste in giro, nemmeno sul terrazzo le ho mai viste. Le blatte erano le mie amiche, le avete schiacciate. Amore di papà, scusami, io non lo sapevo, pensavo che erano uscite così, hanno spaventato Giulia, visto Giulia addirittura è cascata dallo sgabello, è andata a finire con il dente nel letto, nella sponda del letto, si è fatta malissimo, hai visto? E io ho avuto paura, scusami, non lo volevo fare, mi dispiace tanto. Le mie blatte non ci sono più e mi dispiace per il dente di Giulia. Se volete che ritornino le mie blatte, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e lasciate un bel mi piace. Ciao! Ciao.